nessun sintomo, nessun preavviso. Ah sì, la tenevo sotto controllo da quasi 2 anni. Redigo subito il certificato. Senza autopsia. Autopsia. Ho già confermato la diagnosi del professor Levy. E anche per riguardo... No, no. Se questa è la prassi. Ispettore, se la decisione è di mia competenza, niente autopsia. No, no, se non è necessario. Assolutamente. Devi scegliere, no? Tra me e questo che tu chiami il tuo lavoro. Hai continuato. Beh, basta. Non farmi impazzire, Pierre. La tua nave sta per partire. Meglio così. La lontananza ci aiuterà. A fare che? A soffrire di più tutti e due, come sempre è stato. Noi ci amiamo, Pierre. Ti prego, Jeanette. Lasciami andare. No. Adesso devi ascoltarmi. Ah, buonasera, professor Levin. Ci scusi tanto se... Questo è il brigadiere Durham. Marais lei già lo conosce. Ci scusi tanto se la disturbiamo a quest'ora, ma passando davanti alla sua villa mi sono detto, perché non rivolgersi al professor Levin per chiarire un dubbio scientifico? Lei è stato così gentile con me quando ci siamo incontrati per la prima volta in quella dolorosa circostanza. Ah già, la morte della mia assistente, Monique Riviere. Va pure, Sasha. Lei è deturpata per sempre, come da un cancro inarrestabile, da una lepre. Nessuno mi può salvare. Nessuno! Lasciatemi andare via! Io le prometto di restituirle il suo volto, la sua bellezza. Lei è peggiore degli altri, perché vuole ingannarmi.
Chi vuole che ci creda? Oggi si crede a tutto. Si va sulla luna, oggi. Certo, però come gorilla è un po' troppo sanguinario. Ma i gorilla non ripetono il modulo di un delitto. Allora lei pensa che Seddock esista? Hai mai sentito parlare di maniaci sessuali? Dalla telescrivente, rapporto alla centrale e a lei, capo. Che cos'è, un cane smarrito? Un'altra vittima. Un'altra. È stata ritrovata poco fa nella zona del porto. La stessa ferita, lo stesso modulo. Seddock. Ma piantala. Gorilla o uomo, l'assassino è libero. Ed è qui, in città. Strangolata prima e poi la solita ferita. Ha gli occhi sbarrati. Seddock. Non potrò darmi pace, è il mio articolo che l'ha ucciso. Rimorso da condividere. Ma non ti ha detto proprio altro? C'è tutto sul giornale, anche troppo. Se non avessi scritto che viveva sola e dove... No, sul conto del mostro, dicevo, di Seddock, ormai come chiamarlo altrimenti. Ah, niente, Seddock. Ma no. Lo so, è assurdo, ma o un essere simile esiste oppure è stata davvero uccisa da un fantasma. Altro che fantasma, questo è sadismo bestiale. Artigli che affondano, frugano, asportano. Le stesse caratteristiche che abbiamo... Grazie, notato. Basta così, dottore. Quali caratteristiche? Cosa è successo? Non hai ricevuto la mia lettera. Quale lettera? Oh,
Pierre, portami via, ho paura. Ma di chi? Di che? Ah!